E ragazzi, sono Cilbraga, sono qui oggi a portarvi un video molto importante in cui vi mostro quelli che secondo me sono i migliori set economici per giocare come stasera su Fortnite. Ho fatto un primo video in cui ho mostrato quelli leggermente più economici. Oggi vi porto dei prodotti che costano leggermente di più, ma che sono ovviamente di qualità maggiore. Poi sta a voi decidere cosa comprare. Magari potete abbinare una tastiera che costa di più con un mouse che costa di meno, per dire. Premetto che questo video è in collaborazione con l'azienda Klim e l'azienda EasySMX, che mi hanno gentilmente offerto il mouse e le cuffie. E successivamente vi sponsorizzerò anche, vi presenterò una tastiera che purtroppo non sono riuscito a farmi inviare. Ma semplicemente ho scelto su Amazon una tastiera che potrebbe veramente aiutarvi, una tastiera meccanica. Comunque direi che possiamo partire con il primo prodotto, direi di partire con... Io sto leggendo qua le caratteristiche tecniche perché non sono un esperto, però vi dico prima le caratteristiche tecniche e poi le mie sensazioni in game, perché tutti questi oggetti qua li ho provati in game e li ho provati anche per tipo 2 o 3 settimane giusto per provarli. E poi farvi una bella recensione. Partiamo dal mouse. Mouse con sensore ottico. Ha un prezzo di adesso 14 euro. Però so che quando me l'avevano spedito il prezzo era 25. Quindi è in offerta adesso. Infatti, se vedete, poi quando cliccherete sul sito, il prezzo originale è 35, 36, che sarebbe 35,99. Comunque trovate il link in descrizione. Quindi se volete comprarlo, direi vi conviene comprarlo adesso perché lo trovate a 20, 22 euro di sconto. Quindi. E fare li buttati via. Comunque, come caratteristiche tecniche posso dirvi che ci sono 6 regolazioni di DPI, c'è 750, 2000, 3500, 5000, 7500 e 10000 DPI. Ha 6 pulsanti regolabili che sono, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 puliti. Premetto che la più grande caratteristica di questo mouse è, come viene definito anche nelle descrizioni di Amazon, è il pulsante cecchino, che è un pulsante situato sulla parte sinistra che, se premuto, rallenta i DPI. Si chiama pulsante cecchino perché serve proprio per utilizzare lo sniper in lontananza, per ridurre il movimento del mouse. Se tu schiacci quel meno lì, il DPI si farà automaticamente a 500, che è bassissimo. Infatti riuscite a sniperare molto tranquillamente. È una grandissima tecnica ed un grandissimo pulsante. Queste qua sono le caratteristiche tecniche. Cosa posso dirvi io? È un mouse, allora, esteticamente bellissimo, perché lo potete vedere anche voi. C'ha queste lucine LED che sono bellissime. Poi ha il marchio della EasySMX, che è veramente bello, più una lucina che indica il DPI. Qua potete ovviamente settarli sul PC, ma io ho scelto quelli automatici. Comunque ad ogni colore corrisponde un DPI. Allora, cosa posso dirvi per quanto riguarda in-game? In-game è un ottimo mouse. Io arrivavo da un mouse della Vixing che ho presentato nello scorso video, che era un mouse a sensore laser, e ho notato veramente tanta differenza. Sono felice appunto di presentarvi questo mouse qua, sono contento che me l'abbiano spedito. E sono veramente felice di aver collaborato con questa società perché mi ha offerto un ottimo mouse che sto utilizzando tuttora, anche sia per giocare a Fortnite sia per giocare a COD. Poi c'è anche un altro tasto che vi permette di settare il colore qua. Io ho scelto il colore arcobaleno, però potete settare, vedete, i colori del giallo, rosso, blu, solito i colori. Comunque ho scelto l'arcobaleno perché è il migliore secondo me. Direi che il mouse può essere finito qua, trovate il link in descrizione. Direi di passare invece alle cuffie, che sono di ottima, raga, ottima fattura. Hanno un prezzo sì abbastanza elevato, però rapporto qualità-prezzo è un ottimo prodotto. Infatti costa solamente 40 euro in sconto, perché in realtà il vero prezzo sarebbe 65,90. Vi conviene appunto per questo affrettarvi a comprarlo. È una società francese affidabile, anche perché, allora, cosa, materiali di ottima fattura. Io credevo subito, vedendolo, credevo fosse un po' plasticoso il materiale. In realtà poi quando mi è arrivato è una, sì, è plastica, perché è plastica, però è plastica dura di ottima fattura. Cioè, poi questi LED qua sono veramente veramente fighi, a LED blu. Per quanto riguarda invece la comodità sulla testa, posso dirvi che è molto comoda perché ci sono, cioè questa parte qua è molto comoda perché è molto flessibile, quindi si adatta molto bene alla testa.
quindi qualsiasi tipo di test si trova bene. Per quanto riguarda l'isolamento, regà, potrebbero sparare in casa, entrare ladri, uccidere le vostre madri, ma non sentirete assolutamente nulla. E forse questo qua può essere un problema se avete paura che vi derubino la casa, però isola veramente veramente benissimo. Per quanto riguarda il microfono, posso dirvi che si attiva e disattiva roteando qua, è flessibile. Per quanto riguarda il microfono, posso dire che è meglio di quello che pensassi. Non è ovviamente un top di gamma, perché è un microfono di cuffia da gaming, non è un microfono a condensatore come può essere un Samsung Meteor Mic. È un microfono delle cuffie da gaming, che però va bene, cioè nel senso per la chat di gioco, su TeamSpeak o sul party della Play va più che bene. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, posso dirvi che c'è un audio 7.1 per i più esperti, ci sono i bassi potenti, qua audio alta definizione, però quello che vi consiglio è di andare comunque sempre a leggere la descrizione, perché io non sono un esperto, io vi dico solo le mie sensazioni in game e quelle robe lì. L'audio si sente veramente 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 bene, cioè vi immergete proprio nel gioco, è quello il bello. E poi cosa posso dirvi altro? È che sono molto carine, fighe, sembrate ciccio game a giocare con queste cuffie qua. Sono molto contento che me l'abbiano spedito, sinceramente. Non credevo che me le spedissero. Invece però sono arrivati in un'ottima azienda, affidabile, perché mi ha risposto in tempo zero. Sono felice, raga. Se posso consigliarvi una tastiera, vi consiglio sempre quella della Klim, che trovate la descrizione e la recensione nello scorso video, quello che vi trovate qua nelle info. Se posso consigliarvi un'altra tastiera, ve la lascio sempre nel link in descrizione, è una tastiera che trovate su Amazon, adesso vi dico il prezzo. È una tastiera meccanica della Acigam, che sinceramente non so che azienda sia, però ho cercato delle recensioni su YouTube e dicono che effettivamente sia una ottima tastiera. Costa 55 euro, che per una tastiera meccanica ci sta, è normale. È molto carina, perché se andate a vedervi se cliccate nel link in descrizione potete trovarla su Amazon, è una tastiera molto carina. È una tastiera meccanica, quindi c'è l'anti-ghosting, cosa che non avete su questa tastiera qua. Questa tastiera qua ha il pregio che, pur essendo a membrana, ci si trova a giocare molto molto decentemente per il prezzo che costa, perché costa mi sembra tipo 29 euro, una roba del genere. Però il filtro anti-ghosting cos'è? In pratica le tastiere meccaniche permettono di premere tanti tasti contemporaneamente senza che si perda il segnale input che viene dato dalla tastiera alla PlayStation. Magari su questa tastiera qua a membrana si premete tipo 6 tasti contemporaneamente, magari solo 5 ve li prende, invece nelle tastiere meccaniche ve li prende tutte e 6 senza problemi. Allora raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, e allora raga, ci vediamo al prossimo video. Oh.